Precisione e qualità, taglio laser, CNC verticale tre assi, assemblaggio, stamperia meccanica e saldatura robotizzata. Bonamin Valentino SNC, da 50 anni a Rosà. Poche ore al primo Ferragosto sotto il segno del Covid. Dopo un lungo lockdown, molti bar e ristoranti del centro resteranno aperti. Il 60% dei negozi lavorerà anche sabato, il giorno di Ferragosto, mercato attivo. Maxi controlli per il prossimo weekend da parte dei carabinieri in altopiano. 50 militari in supporto all'organico già presente, movida blindata. Sono 6 i focolai da Covid-19 nel Bassanese. L'ultimo riguarda 4 giovani che sono andati in viaggio per festeggiare la maturità in Croazia e sono stati contagiati. Furiosa lite ieri sera tra residenti e nomadi nel parcheggio delle Grotte di Oliero. I carabinieri calmano gli animi delle persone coinvolte, allontanate le due roulotte che erano lì da giorni. Studenti universitari da fuori comune potranno pagare un abbonamento da 10 euro al mese al Parc Le Piazze, liberati in questo modo parcheggi a est della stazione ferroviaria. Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati alla nuova edizione di Bassano Notizie. Tra pochi giorni sarà Ferragosto, un sabato davvero particolare anche per Bassano, a dispetto e a differenza di quello che avveniva negli anni scorsi. Molti negozi hanno deciso di tenere aperti. Per quanto riguarda il settore abbigliamento e calzature si arriva ad una media del 60%, per toccare punte fino al 90% relativamente al settore alimentare, dei bar e dei ristoranti. Vediamo. Sabato 15 agosto 2020 passerà alla storia come il Ferragosto del Covid. Fino allo scorso anno questa era la data identificata con la sensazione di libertà, di città deserte e feste in spiaggia. Ora invece bisogna fare i conti sia con il rischio di nuovi contagi che con la difficoltà a far quadrare i conti. E così il mondo del commercio fa quadrato e decide di tenere aperte le attività. Tutto quello che riguarda i pubblici esercizi, quindi la ristorazione, abbiamo delle percentuali di apertura che arrivano al 95%, quindi quasi tutto aperto. Mentre negozi, abbigliamento, calzatura, abbiamo circa un 60%. Chi deciderà quindi di trascorrere il fine settimana in città non farà fatica a trovare un bar o un ristorante aperti per dedicarsi una pausa sfiziosa tra una sessione di shopping e l'altra. Di solito il Ferragosto non si tiene mai aperto, ma è di sabato, i commercianti sono anche un po' tirati in questo periodo, per cui tutto va bene. Sì, sì, aperto e sabato c'è il mercato e comunque siamo aperti e lavoriamo volentieri. Vi aspettate un buon flusso di clientela locale o soprattutto da fuori? No, penso locale, da fuori non c'è molto turismo. Se i turisti dall'estero si fanno desiderare, secondo le stime, sono molti gli italiani che hanno scelto Bassano per una gita fuori porta in quei giorni. Non va poi sottovalutato il fattore S. La stagione dei saldi estivi è partita da una decina di giorni, segnando solo ora una leggera, forse fisiologica, frenata. Lo scontrino medio inferiore allo scorso anno e la prudenza riscontrata nell'affrontare spese futili però hanno portato alcuni negozi, soprattutto di abbigliamento, a scegliere di abbassare la serranda proprio il 15-16 agosto. Già non si lavora tanto durante la settimana o nei giorni anche prefestivi. Adesso almeno staccare un attimino, riposarsi un po'. Perché la gente, ho già visto anche dalla Valsugana in su, è sempre pieno, la gente si muove anche giornalmente, però va fuori, diciamo, ecco, questo è il motivo secondo il mio punto di vista. Tante infatti le persone che sicuramente trascorreranno sabato e domenica fuori città e per questo motivo in altopiano verrà intensificato il pattugliamento stradale e non solo, 50 carabinieri che arriveranno in forze ai comparti già presenti. Controlli agli accessi in altopiano e nelle zone con più strutture turistiche, una campagna di prevenzione in previsione dei grandi afflussi di persone verso le aree di villeggiatura. È il piano straordinario di controllo del territorio nel weekend di Ferragosto voluto dal Comando Provinciale dei Carabinieri. È articolato sostanzialmente sul rinforzo dei dispositivi, delle attività di prevenzione e dei servizi perlustrativi. Le zone di particolare attenzione saranno ovviamente le zone dell'altopiano di Asiago, quindi tutta la zona montuosa della provincia. I controlli saranno focalizzati sulle arterie di maggior collegamento tra la rete autostradale e le provinciali e le statali che portano in altopiano. Il dispositivo sicuramente viene rinforzato con orientativamente circa 50 unità di rinforzo, quindi
cercheremo, ecco, con questo dispositivo di implementare ancora di più i servizi, con la presenza sul territorio di possibilmente di raddoppiare i servizi di pronto intervento, e contestualmente anche impiegheremo un equipaggio della sezione motociclisti della radiomobile di Vicenza, che andrà a supportare anche le attività di controllo sul territorio. I controlli riguarderanno anche le ore notturne. I consigli sono quelli di guidare con prudenza e non mettersi alla guida dopo aver bevuto sostanze alcoliche. E ci sarà anche grande attenzione per quanto attiene il rispetto delle prescrizioni Covid, anti-Covid, e quindi ovviamente l'utilizzo della mascherina nelle modalità e nei modi previsti, il distanziamento e il divieto di assembramento. Quindi su queste cose ci sarà molta attenzione da parte delle pattuglie nei servizi perlustrativi dell'arma. Nel mirino gli assembramenti nei luoghi di grande afflusso di turisti, e l'appello è rivolto anche agli esercenti. Un appello accorato è quello di fare squadra e di lavorare tutti insieme per far sì che queste prescrizioni vengano rispettate nei migliori modi possibili. Torniamo adesso ad occuparci di contagio da Covid-19. 62 i veneti che sono risultati positivi nella sola giornata di oggi. Aumentano anche i contagi a Bassano, con 6 nuovi focolai che interessano soprattutto giovani di rientro dalla Croazia, ma anche una famiglia di Rosà che era andata a trovare dei parenti in Romania. Sale a 6 il numero dei nuovi focolai a Bassano, composti prevalentemente da persone di rientro da viaggi all'estero. Sono 6, diciamo 3 autoctoni, cioè nel senso che sono legati a situazioni locali, e 3 invece legate a rientri dall'estero. Si tratta di 2 gruppi distinti di giovani diciottenni che hanno deciso di festeggiare il successo all'esame di maturità con una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Nessuno di loro poteva però immaginare che al rientro i test avrebbero dato esito positivo anche al Covid-19. Sono ritornati entrambi i gruppi, con uno era asintomatico, poi è stato tamponato, e poi di seguito sono stati, diciamo così, tamponati anche i loro compagni. Nel primo gruppo erano 10 e 6 sono risultati positivi, nel secondo attualmente, che è ancora in corso le verifiche, 4, diciamo così, sono positivi, di cui uno è residente nell'ULS 2 di Treviso. Sorte molto simile per la famiglia composta da 4 persone che si era recata in Romania a far visita ai parenti. Al loro rientro a Rosà, come da prassi, prima è scattato l'isolamento e dopo 10 giorni è stato effettuato il tampone, che li ha dichiarati tutti positivi e asintomatici. La circolazione del virus è presente da una parte, e dall'altra, che è una quota a porta importante, si calcola il 40%, è legata a persone asintomatiche. Alla luce di questo, poiché l'assenza di sintomi porta le persone ad abbassare la guardia, l'appello che i medici lanciano soprattutto ai giovani è quello di continuare a seguire alla lettera le indicazioni anticontagio, per evitare che il virus di importazione metta a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario. 3 le regole da ricordare: utilizzo della mascherina, rispetto del distanziamento sociale anche all'aperto, igienizzazione frequente delle mani. Passiamo adesso alla cronaca. Lite ieri sera nel parcheggio delle grotte di Oliero tra alcuni residenti e un gruppo di nomadi che da giorni erano parcheggiati nell'area. Il diverbio è nato dopo che il proprietario di un'auto in sosta nel parcheggio ha trovato un finestrino rotto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Bassano, che hanno prima sedato gli animi dei presenti e poi fatto allontanare le 2 roulotte dei nomadi che si erano fermati a Valstagna. Il comune di Bassano ha deciso di mettere a disposizione degli studenti universitari 60 posti al Parc Le Piazze ad un prezzo agevolato. Tutto questo per liberare altri parcheggi in zone strategiche della città. Abbiamo messo a disposizione 60 posti alle piazze, 30 per i residenti Bassano e 30 per residenti fuori Bassano. Il Parc Le Piazze allarga gli sconti agli universitari fuori comune. Gli abbonamenti agevolati serviranno a coloro che devono raggiungere la propria sede universitaria in un momento di difficoltà economica. Abbiamo firmato qualche mese fa un protocollo con tutti i 23 comuni del comprensorio per le politiche giovanili. Questo è un ulteriore passo verso questa, diciamo, collaborazione con tutti i comuni vicino a Bassano. Bassano quindi è il capofila e si mette a disposizione per far sì che questi ragazzi e queste famiglie abbiano la possibilità di parcheggiare con una spesa estremamente ridotta di 10 euro al mese.
Gli universitari dovranno essere in possesso di un abbonamento ferroviario e potranno utilizzare l'agevolazione dal 1 ottobre al 30 giugno. Le domande vanno presentate dal 31 agosto al 25 settembre. La graduatoria darà la precedenza a coloro che hanno la residenza e maggiore distanza dalla stazione ferroviaria e poi si guarderà l'ISE. Erano a disposizione 50 posti, abbiamo visto che negli anni ne utilizzavano solamente 25-27, di conseguenza abbiamo ritenuto opportuno e anche di fare una cosa positiva, nel senso di dare la possibilità anche ai non residenti di parcheggiare con un prezzo ridotto. Appuntamento imperdibile per domani sera con la cultura ad Asiago. 250 anni fa nasceva uno dei più famosi e amati compositori della storia, Ludwig van Beethoven. Stella del firmamento classico della musica, saranno le sue note ad impreziosire la proposta della 54esima edizione dell'Asiago Festival. Un omaggio a Beethoven, quest'anno infatti ricorre il 250esimo anniversario dalla nascita del grandissimo compositore tedesco e al pianoforte ci sarà José Gallardo, argentino. Dopo la serata inaugurale del cartellone, che ha visto come teatro immaginario la scalinata del Duomo di Asiago, la musica, il 13 agosto alle 21, ammanterà il teatro Mille Pini e avrà il compito di alleggerire un'estate contraddistinta dall'emergenza coronavirus. La conseguenza di distanziamento ci ha portati anche a spostare in ambiti diversi il festival, ad esempio in Piazza Duomo, e questo però è stato anche un'occasione, uno stimolo per inventare qualcosa di nuovo. Ad esempio collocare gli esecutori sulla scalinata del Duomo. Nonostante le difficoltà, infatti, la Fondazione Fiorella Benetti Brazzale ha comunque voluto mantenere la tradizione concertistica iniziata oltre mezzo secolo fa, che ha reso celebre il nome della città nel mondo degli organisti. Asiago Festival si chiuderà il 15 agosto proprio con un concerto per organo, suonato sulla tastiera bicolore dello strumento restaurato all'interno del Duomo anni fa, proprio sulla spinta della stessa fondatrice del festival. E torna al rugby. Un'altra Serie C da vivere possibilmente gagliardamente, innanzitutto col ritorno del pubblico in tribuna al De Danieli, come consentite dalle recenti normative, e poi con una formazione rigorosamente autarchica, cioè tutti i bassanesi in campo, incluso il nuovo coach Tommaso Campana. Perché qui funziona così, la priorità è lo sviluppo del vivaio e la prima squadra in C è solo una conseguenza. Per noi l'anno prossimo sarà un anno di passaggio. Abbiamo affidato la squadra a un bassanese doc, Tommaso Campana, che avrà sicuramente, diciamo, il primo obiettivo è quello di creare, di consolidare un gruppo che lui conosce bene, perché la maggior parte sono tutti i ragazzi che lui ha visto, ha allenato, dalle stagioni della giovanile. Il press Filippucci applaude il quartetto di giovani giallorossi convocati nell'Under 20 azzurre, ma nota come sia difficile alla distanza trattenere i migliori. Bassano soffriamo un male endemico, che è quello di tutte le piccole città ultimamente, che i ragazzi, soprattutto i più bravi, i più meritevoli, vanno a fare esperienze all'estero, vanno a fare esperienze in altre città. A noi a Bassano di contro manca un'università. In chiusura al nostro telegiornale, come sempre, la rubrica scatta la tua estate con le belle immagini delle vostre vacanze. Grazie per averci seguito, arrivederci a domani. La notte, la festa, la playa.
Precisione e qualità. Taglio laser. CNC verticale 3 assi. Assemblaggio. Stamperia meccanica e saldatura robotizzata. Bonamin Valentino SNC. Da 50 anni a Rosario.